Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi video ancora in collaborazione con Life's Craft. Questa volta andremo a realizzare una card natalizia con le cose che appunto ho preso. Allora, proviamo la fustella, questa per fare il bigliettino, così vi faccio vedere come funziona con la finestrella. E andrò ad utilizzare i timbri, i clear stamp. In particolare voglio utilizzare il pinguino Babbo Natale e la scritta Coming, Christmas is coming. E poi qui abbiamo anche i fiocchi di neve, magari andiamo a mettercene qualcuno per abbellire il tutto. Allora, io ho già fatto le fustellate, quindi ho fustellato su cartoncino acquarellabile bianco questo bigliettino, quindi con la fustella questa, e come potete vedere fa un bordo molto carina. Poi ho fustellato questo su questo cartoncino e come vi dicevo qui viene fatto il taglio e le pieghe. Infatti qua abbiamo il taglio e ci sono queste due pieghe che non vedete e che andiamo subito a piegare. Allora, vediamo se al contrario forse riuscite a vedere meglio. Quindi questo bisognerà piegarlo in questo modo. Perfetto. Mentre questo all'insù, quindi così. Perfetto. Quindi praticamente il bigliettino dovrebbe essere in questo modo, quindi si tira su e sotto si leggerà un messaggino. Noi andremo ad attaccarlo, per esempio, su questo cartoncino e quindi qua si farà in questo modo. Questo sarà ovviamente attaccato, si riuscirà a tirare in su e qua si leggerà un messaggio. Ok, intanto dopo, quando andremo a incollare il tutto, sicuramente il risultato è diverso. Poi quindi ho fatto questa base verde glitterata, è un cartoncino glitterato, su cui poi noi andremo a mettere appunto il bigliettino. Quindi spostiamo un attimino questo. Per le timbrate utilizzo la carta della Canson The Wall, perché appunto poi voglio utilizzare i markers. E io direi di partire prima di tutto con lo sfondo. Quindi, dopo aver fatto le fustellate, andiamo a colorare il nostro sfondo. Allora, vado sempre con i Distress Oxide. Ho scelto, visto che questo voglio fare il cielo, i colori Broken China, Salty Ocean e poi Leicester Spruce, che è questo grigio, e il Black Soot, il nero, per dare appunto un po' di scuro, di tono scuro, visto che è un cielo invernale. Per fare la base dove andrò ad attaccare poi il nostro pinguino Babbo Natale, la voglio fare bianca, quindi fare di due colori lo sfondo. Essendo già il cartoncino bianco, io ho pensato di lasciarlo bianco. Quindi vado ad applicare questo stencil che avevo creato io tempo fa con la Silhouette. Quindi avevo fatto tutte queste nuvolette, solo che invece di usarle come nuvole, le utilizzeremo come se fossero della neve. Quindi farò così, qui ci andrà il nostro pinguino, che è molto carino, e poi magari andremo a metterci anche qualcos'altro, magari vediamo un attimino cosa possiamo metterci. Possiamo metterci, per esempio, il guffetto che è sul ramo e potrebbe venire da qua, quindi non male. Quindi faremo anche la timbrata del guffetto, ne facciamo due. Quindi io direi di partire subito con questa e vado a fissare la mia card. Perfetto, così mi piace. Ho pensato di fare qualche stellina con questo stencil.
Quindi utilizziamo un altro pennello e proviamo a fare qualche stellina. Vediamo se esce con questo oro. Vediamo. Oh, che carino! Dai, bello! Qua ho sbavato un po', ma vediamo se riesco a coprirlo. Wow! Bellissimo! Farei un tocco di spruzzate, quindi vado con un po' d'acqua. E facciamo la magia. Bene, la mia base è pronta e la mettiamo un attimino da parte ad asciugare. Allora, questa è la carta The Wall della Canson e serve per colorare con i markers, con i pennarelli a base d'alcol, per cui utilizzo questa. Quindi, dopo aver posizionato i miei timbri, li prendo, vado ad inchiostrare, utilizziamo qua il memento, ok, perfetto. Allora, ultima cosa, voglio fare due fiocchi di neve. Perfetto. Puliamo anche questo. Allora, andiamo a tagliare la scritta. E qua abbiamo la nostra scritta che andremo a mettere. Allora, vediamo. Quindi qua ci sarà la nostra base a cui attaccheremo questo, e questo si dovrà tirare su, e qui sotto ci sarà la scritta Christmas is coming. Quindi io direi di iniziare ad assemblare questa. Perfetto, quindi ora riusciamo bene, vedete, così, e questo viene su. Perfetto, quindi ora andiamo ad inserire, allora teniamo conto che questa deve slittare in questo modo, e quindi la scritta Christmas is coming si può mettere così. Prima di andare ad attaccare la scritta Christmas is coming, volevo provare a dare un po' di luce, diciamo, questo Christmas is coming. Quindi provo con un po' di oro, utilizzo una di queste spugnette. Ecco, diciamo che non è male. E giusto per non farci mancare nulla, metto anche un po' di glitterini. Prendiamo la nostra card e abbiamo detto che l'attacchiamo qua. Perfetto, questo lo spostiamo anche questo momentaneamente di là. Passiamo ora alla colorazione delle nostre timbrate.
quindi il gufetto è a posto, carinissimo, e adesso lasciando da parte dopo andiamo a tagliarlo. Passiamo al nostro babbo natalino, il pinguino natalino. Allora, devo dire che sono usciti carinissimi. Adesso andiamo a ritagliarli, visto che di questi non ho le fustelle, devo ritagliarli a mano. Quindi procediamo. Ora andiamo ad assemblare la card. Allora, il pinguino andiamo a metterlo come sempre con il biadesivo spessorato, così diamo un po' di tridimensionalità alla card. L'uccellino, il guffetto invece, e direi di tagliare via la palla, perché tanto non ci interessa che gioca a palla. Così facciamo vedere meno bianco possibile. Ok, quindi perfetto, tanto la pallina non ci interessava. E questo invece però lo attacco con la colla. Ok, e questa è la card, ma secondo me è stupenda, mi piace un sacco. Qui si può inserire questa tag, si poteva inserire qui il Christmas is coming, si scriveva sul bigliettino e si inseriva. Io ho voluto fare questa card un po' più elaborata, quindi si può utilizzare insieme oppure anche facendo due biglietti diversi. Qui rimane il Christmas is coming, quindi questa è la bustina. E volendo appunto si può inserire qua dentro. Io non lo inserisco perché l'ho fatto anche spessorato e quindi ho creato diciamo due bigliettini, due card. Qua si può scrivere open e quindi questo è il meccanismo. Bene ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate di queste fustelle, di questi timbri, fatemi sapere cosa ne pensate di queste card che ho creato. Vi ricordo, qui sotto nell'info box trovate il link al sito Life's Craft con cui ho collaborato e che mi ha gentilmente omaggiato di questi timbri e fustelle. Vi rilascio il mio codice sconto Z2010. Vi rilascio anche il link ai vari prodotti e niente, io vi ringrazio ancora per avermi seguito, ringrazio Life's Craft per questa collaborazione, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!